Transilvania, ragazzi. Mazza, si trema. Ma a fianco a me c'è Transilvania in Sardegna. In Sardegna, non Transilvania. Dietro questi occhiali modernissimi si riconosce il maestro Simonetti. Maestro Simonetti, mi rivolgo ai più giovani, quelli dell'età mia, della nostra generazione, come Claudio. A mio padre ricordo il fantastico Enrico, perché ti devo spiegare, mio padre era simonettiano. Ah, ecco. Quanto è pesata la figura di quest'uomo, di questo gigante? Beh, insomma, all'inizio non è stato facile, perché essere un figlio d'arte è sempre un peso da portare. Io ho avuto la grande fortuna di non aver mai fatto il genere di mio padre, per cui non c'è mai stato un abbinamento fra me e lui, né lui ha mai voluto impormi in televisione, né niente. Quindi poi io devo dire che sono stato molto fortunato, perché ho cominciato a lavorare il mio primo film con Dario Argento, Profondo Rosso, avevo 23 anni. Senti, così una mia idea che mi sono sempre fatta sul tuo conto, cioè Nino Rota per Fellini, tu sei il Nino Rota di Dario Argento. Beh, questo è un bel complimento. È un complimento, certo. Ci ha azzeccato anche il culo. No, perché molto spesso mi dicono, ma cosa provi a essere catalogato in un genere ben preciso, magari solo quello? Ma a parte che non è vero, che io ho fatto moltissime cose che non c'entrano niente con i film dell'horror, però a me fa molto piacere. Quando è che hai sentito veramente di essere arrivato, senza sapere il dopo, diciamo, col senno del poi? No, quando hai scritto per Venditti? Quando hai scritto Gioca Jouet? No. quando abbiamo fatto Profondo Rosso non avremmo mai pensato che sarebbe arrivato al successo che è arrivato, insomma. Oh, abbiamo incontrato qua Simonetti, non me lo sarei mai potuto augurare, però già io... Oh, facciamo due passi di Gioca Jouet, la nostra trasmissione. No, beh, io non mi vergogno affatto. Gioca Jouet è stato uno dei pezzi più carini e simpatici che abbia mai scritto, quello di Claudio Cecchetto. È un evergreen tuttora, viene suonato dappertutto, quindi... Per me è stata anche un'iniziazione, c'è qualche collega che... No, veramente, col Gioca Jouet c'era la scuda cioè il primo... Per ballare, ho toccato in vita, ecco, vedi, quello perché c'era la faccenda del macho, adesso non ricordo, c'era qualcosa, c'era anche la fase macho. Toccare il culo, però poi l'hanno levata, l'hanno cancellato, non si poteva dire. E allora niente, pensa che c'è il batterista Titta che ha cominciato proprio con Gioca Jouet, tocca a culi, sempre. sì. Ragazzi, qui al Transilvania di Cagliari, ovviamente in concerto Claudio Simonetti e i Demonia, ovviamente, giustamente. Ciao.